Non è ancora fatta, ma è un buon inizio. La piscina comunale di Alessandria, chiusa da 6 anni, potrebbe riprendere a funzionare entro i prossimi mesi, anche se non per quest'estate 2022. A confermarlo è l'assessore del comune di Alessandria, Gianni Barosini, che ha in trattativa il progetto con una società spagnola che adesso ha presentato una manifestazione di interesse ufficiale. Entro un breve tempo dovrebbe presentare l'intero progetto finanziario, che include oltre alla piscina comunale di Lungotanaro San Martino anche il Palacima. In effetti, dopo che per diversi anni sono andate deserte le aste per la gestione del gruppo Piscina Comunale Scoperta e Palacima, a giugno dell'anno scorso era stato indetto un nuovo bando che estendeva a 45 anni la durata del contratto di gestione per la riqualificazione e la successiva suggestione del complesso sportivo ricreativo denominato Palacima Piscina Scoperta, situato in Alessandria, Lungotanaro San Martino 10-12-16. Questo ha risvegliato l'interesse della società Supera, che opera nel settore e che è nata nel 93 in Spagna, dove ha gestione già 32 impianti sportivi situati in varie regioni della Spagna e anche in Portogallo. La prima documentazione ufficiale adesso è stata inviata al comune di Alessandria e contiene la proposta di gestire appunto il complesso per 45 anni. Si tratta di 2 impianti sportivi importantissimi per la città e che tanto hanno significato per anni e per intere generazioni di giovani alessandrini.